dobbiamo giocare la finale di FA Cup. Le cuffie tagliate. Viene trasmesso solo l'audio del microfono. Vabbè, non possiamo più ingrandire la telecamera, va bene così. Finito il campionato, abbiamo vinto praticamente tutte. Siamo... dobbiamo giocare questa finale. A vedere chi c'è qua. L'ultimo nostro video risale a marzo, quando abbiamo vinto. Il Manchester City 5-1 e adesso giochiamo questo. Kavinga, serve trofeo, Foster. Tavares è cresciuto. Cosa abbiamo di mercato? Questa è l'ultima partita, poi finiamo la stagione. 500-500. Abbiamo finito tutto. Però abbiamo. Abbiamo preso qualcuno noi, mi sa. No, il mercato. Non si fa qualcosa. Offerte ricevute. No, offerte inviate. Cronologia trasferimenti. Chi abbiamo preso? Club, devi vedere il club. Abbiamo preso Brewster. Schiperizza. Dimmi, Saliba, Tavares. Che abbiamo preso, hai detto tu? Mese. Abbiamo preso Sané. L'anno prossimo dobbiamo fare un po' di mercato, eh. Vabbè, dai, vediamo questa. Questa FA Cup. Noi giochiamo, andiamo avanti. Il calendario l'abbiamo vinto tutte, siamo ovviamente primissimi. Con l'Arsenal. L'Arsenal sta andando benissimo. Sta andando malissimo. Benissimo. Stanno malissimo. È arrivato Ramstead. Cioè, vai. Questa sì. Non è scarso. Dobbiamo cambiare qualcosa, vediamo. Kaminski però lo convoco, eh. Sì, sì, Kaminski lo convoco. Kaminski diventerà l'anno prossimo primo portiere. Al posto di Kaminski mettiamo Bazooka. Vincere la Premier League con Kaminski al primo anno. Mettiamo noi. Vabbè. Andiamo Bazooka. Dovrebbe stare Ciao Pedro convocati. Cose che possiamo cambiare. Un altro difensore. Al posto di Sema. Mettiamo questo qua. Mai giocato. Vai. Beh, 76 Foster non si può vedere. Sì. Allora prossimo ci prendiamo Cragno. Andiamo. Se vinciamo questa probabilmente andiamo a 100 di overall. Suizia. Mettiamo il campione. Leno, Tierney, David Luiz, Umtiti, Mustafi, Beyer, Inne, Partey, Ceballos, Willian, Aubameyang, Çalhanoğlu. Hanno anche la finale di Europa League loro, ci sarà un motivo, sono arrivati. Dai, devo fare un bel 6-0 e via. C'è scritto Ignacio Çalhanoğlu. Posso? Sì. Sono bloccato. Ma io non mi vedo mai, come non mi vedo così? No, mettiti in mezzo, che noia, il mio esercizio. È noiosissimo. Metti di mezzo. Mamma mia. Quella è la mia option per giocare. Ecco, via, andiamo. È arrivato finalmente il gran giorno. La finale, la partita delle partite. Sì, vedremo partita in che condizioni, con quale stato d'animo affronteranno. Davvero per questa sfida. È arrivato il giorno della resa dei conti, la finale dell'Emirates FA Cup, un appuntamento che i giocatori e i tifosi stavano attendendo, un appuntamento con la storia, col trofeo più antico del calcio mondiale. Pierluigi Pardo, Stefano Nava, pronti come sempre a raccontarvi tutte le emozioni del match. In campo ci sono Watford e Arsenal. È stato un lungo viaggio, ma queste squadre hanno dimostrato di avere qualcosa in più rispetto alle altre per essere qui oggi. Ora serve un ultimo sforzo per regalare questo trofeo ai propri tifosi. Però, complimenti. Possesso per l'Arsenal. Difesa 5 loro. Che maraviglia, che è andato al Real. Noi anticipiamo sempre il mercato su. Può andare in porta. Hanno aperto le marcature, finale di FA Cup che adesso prende un binario preciso. Un gol importantissimo per il morale dei giocatori, che costringerà ora gli avversari a fare la partita se vogliono recuperarla. Il replay ci permette di apprezzare meglio la giocata con cui si è liberato del difensore. Nel FA Cup si gioca sempre Wembley, vedi? C'è lo stadio grande. Finalizzato alla perfezione, un grande contropiede. Attaccante che si è involato verso la porta e non ha fallito. Tutti questi spettatori. Thomas.
tutti quelli di Vicareggio. Occhio a Aubameyang. Ricordiamo che abbiamo preso il Watford perché nel Bustafi. 21 c'era il possetto Watford, adesso invece Dani. È preso dall'Udinese, vuol dire che nel 22 è una massa carriera con l'Udinese. Peccato che a te vuoi fare la carriera al 22. Efficace qui la Ternana purtroppo non c'è perché la Serie B non ha venduto non abbiamo comprato i diritti. Aubameyang. Su PES invece c'è e sono anche tutti palla fatti per bene, Thomas. Quello che ho capito. Occhio all'azione dell'Arsenal. Sono una carriera di PES. Il problema è acquistare giocatori su PES, non ci va proprio mai. Può metterla in mezzo. Quindi siete un sacco di statistiche. Faremo un'altra carriera con questa palla con l'intervento giudicato regolare. Ecco Aubameyang con la Salernitana. Cialanoglu. Facciamo con la Juve, ci prendiamo subito Ignazio. L'ho fatto, Intervento ruvido questo. Deulofeu che non mi è mai piaciuto, invece siamo con la Juve. Deulofeu. Non mi è mai piaciuto. Vediamo cosa inventa ora. Ma non possiamo fare con la Juve perché se il Pussetto risulta in prestito su FIFA 22 non possiamo acquistarlo. Va bene, parla in Watford. Vediamo prima di iniziare la carriera. Non credo sia stato venduto perché dovrebbe essere un giocatore di Watford ancora. Beh, sarà prestito con diritto di riscatto, vedrai che se fa almeno 6-7 gol. Sì, ma su FIFA comunque risulta in prestito. Adesso la prossima, lo dimensi con chi la gioca. Aubameyang. A metri per correre. Hector Bellerin gioca ancora qua. Riconquista palla con un contrasto ruvido ma regolare. Lo facciamo col Venezia. Piove e diventa cruciale la scelta dei tacchetti giusti per i giocatori. In queste condizioni è fondamentale Piero. Palla importante. Tiro respinto ma la palla è ancora in gioco. Bellerin, ma è stato forte. Mustafi. Dani. Occhio a Aubameyang. Palla gestita male da Aubameyang. Contrasto pulito che ferma l'avversario. Può ricevere la posizione interessante. Si portano sul doppio vantaggio. Sembra della finale davvero in pugno, anche se manca ancora molto. Ed è meglio mantenere alta la concentrazione. Al quarto gol faccio l'inchino. Cossetto quest'anno fa 10 gol in Serie A. Se fa triplette con Venezia la Salernitana anche di più. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2 reti a 0. Sbaglia qui il passaggio, pallone in fallo. Abbiamo destro, bel giocatore destro. Bel giocatore, Sergino. Che bel giocatore. Anche Camavinga abbiamo fatto diventare COC. Sì. Perdono palla banalmente. Sopravvalutatissimo nella realtà Camavinga, però. Non ha mai fatto come Foden. Tu come Bernardo Silva. Thomas. No, non si faceva domani con Camavinga. Occhio Aubameyang. Arsenal che prova. C'è spazio per i cross. Io. E dopo 45. Adesso ne faccio un altro, ti lascio giocare, dai, completamente. Foster capitano, dopo metto Kaminski così gli faccio alzare la coppa. Ripresa cominciata con l'Arsenal sotto. Foster nel suo ultimo anno al Watford. Come ultimo? Vediamo. Vediamo Foster. Fossetto. Ottima visione di gioco qui. Sì, sì. Ottima la scelta di tempo del portiere. Basta, gli ha dato il tempo di tirare. Non so, dai, vediamo. Comunque devo vincere la Premier con Watford subito l'anno prossimo, però obiettivamente giocare con Kaminski per che io vinco le partite a campione, vinco tutte le partite, però grande tempestività di questo intervento. Cragno, cioè. Dai, leva quella che non vedo. Gioco la finale di Europa League, ecco Sar. Digno ha controllato male, grande Digno, si libera di due avversari. Pallone che esce, si partirà con rinvio dal fondo. Allora, l'ha deviata Igne ancora. Fossetto! Ma non si sente l'audio? Ah, ce lo sento il portiere senza rischi, spazza via. Allora, chi si è incastrato? Fossetto non so se è bravo a saltare. Corner in aria. Vai, capisci. Attento qui il difensore che allontana. No, nella realtà, sì, su FIFA, no. Ha fatto gol con la Fiorentina di testa. Sì.
chi la do, dai, chiamo il ricevitore. Ma che cacchio si chiama il ricevitore? Poi Boadu riceve. Pallone regalato agli avversari. Abbiamo appena visto come non battere un calcio d'angolo. Ottimo recupero della sì, guardia avversaria. No, che non mi piace nella realtà Camavinga, su FIFA è anche buono. Attenzione, ecco. Camavinga, colpito il pallone dal difensore. Camavinga fa un passaggio, papà, è forte Camavinga. Non so, noi prendiamo gli stats su FIFA Index, vediamo chi è. Pussetto, Camavinga, ferma tutto il difensore, bravissimo qui. In effetti è cresciuto tantissimo. Arsenal adesso che ha spazio lateralmente. L'anno prossimo. Che adesso il budget ci siamo ciucciati. Si è sbarcato con gran classe qui, e qualità. Palla interessante e profondità. Viene fischiato qui fuori gioco. Bravi difensori. Sì, un po' fuori loro per me. Entrambe le squadre optano per il cambio. Sì, peccato che in quella posizione ci abbiamo Gamon. C'è Capui. Capui. Fossetto. Vai Rumbuoto. Abbiamo anche un nuovo Pedro. Mamma mia. Mamma mia. Ma non ci credo. No, sulla linea. Mamma mia, che passaggio di Camavinga, ragazzi. João Pedro. Impeccabile lettura difensiva. Oh, ci sono andati vicinissimi. Ragazzi, mamma mia, ragazzi. Solo l'Inter. Che passaggio di Camavinga. Sulla linea impedito alla palla di entrare. Nella realtà fosse così, guarda, andrebbe la giuga. C'è campo per la ripartenza. Adesso gioca con Real Madrid. Fino a una settimana fa giocava con lo Stade Rennais. Occasione per il contropiede. Possono far male. Ho convocato delle Bashir, mi sa di no. Ottimo intervento, allora, l'ennesimo di questa partita. Anche il PSG ha fatto il mercato su FIFA, peccato che poi anche la Juve ha fatto il mercato su FIFA. Peccato che poi non si apre. Vai Serginho. Può andare sulla fascia. Serginho guarda, a metri per andare. Grande parata, che riflesso. No, no, allora, è il grande momento. Esce Foster, entra col numero non lo so, Kaminski. Come si chiama di nome? Non mi ricordo. Ok, Kaminski alzerà la coppa. Vai grande Kaminski. Ma mica va automaticamente capitano. Il replay parla chiaro. Mamma mia, guarda di quanto non è entrata. Con la tecnologia. Pussetta aveva già esultato. Pussetta aveva. Veramente la gol. No, davvero al limite. Pussetta aveva già esultato. Palla verso il centro dell'area. Sette il pericolo e allora. Numero 6. Palla in out. Altra possibilità dalla bandierina. Kaminski. Sono sbagliato. Adesso riesce a darlo bene? Oh, per il tocco 70. Corto. È 74. Use. Respinta col corpo. C'è un Foster 76, che fa schifo. Pallone recuperato. Caderà anche forse. Beh, lo lascio andare così poi Kaminski fa. Ha lasciato. A metri sulla lo lascio andare così Kaminski fa una parata. Ah, la faccio prendere molto. Dai, tira. Pallone importante per provare a riaprire la gara. Bravo Kaminski. Riaccendere le loro speranze. Ma siamo dopo mano, mamma mia, ragazzi. Devono sfruttare che questo momento per continuare a spingere. Se vogliono raggiungere il loro obiettivo. Rigore. Giocatore che no, sei fortunato. Sette mesi. Si è rotto il crociato. Cacchiarola. Niente da fare. Beh, non che sia una grande perdita. De Lufeo. Allora, lo vendiamo. Chi ho portato? Non ho portato nessuno. Con chi gioco? Cambio modulo. 4-3-3. Fusse è quel cazzo. Scusate. Chi metto? Ma non ho neanche un centrocampista, non ho portato i centrocampisti. Ho fatto tu la squadra. Metto Wilmot. È l'unica cosa che posso fare. Wilmot che si arreda. Vai. Non posso fare niente. Ciao Pedro. Ah, è vero che c'ho Ciao Pedro, c'hai ragione. Chi metto però a centrocampo? E Boadu esterno, vediamo. Quindi, Boadu esterno, Pussetto punta e João Pedro, mi dici? Fai il 4-4-2 e metti dietro Sar. Così, c'ha ragione Prodi, vai. Così. Sar non fa niente. Nel 4-4-2, esatto. Allora, facciamo 4-2-4, vai. Vai. Non è che c'è Prodi, vai. Guarda come prendiamo gol. Finisce qui il suo match. No, guarda. La meglio, purtroppo. Non c'erano le condizioni per rientrare in campo, Pierre. Palla nostra, però, scusami. Le cose. Palla 2 dunque. Ma è palla nostra. Che rimetterà il pallone in mezzo per riprendere il gioco. E vedremo se ci sarà. Ci sarà del fair play, infatti. In questo dovrebbe essere fair play. Guarda come mi segnano adesso, Come fai a essere buona? Con quale legge della fisica è buona? Pallone recuperato. Oggi da lì non si passa. Riusciamo a vincere sta coppa.
Hanno l'occasione, no, no, attenzione, per no, il gol del pareggio. Dai ragazzi, sono gioia per il gol. Hanno pareggiato. Sì, vai giù, quello dai. Comando, pietta di comando. Dai raga, ma era fair play, ce la devono ridare. E invece dovranno rifare tutto da capo. Dico 0-0. Con quale spirito? Ho fatto proprio male a mettere i camischi. Match davvero spettacolare, almeno per i tifosi neutrali. Gira 2-2 il risultato. Ciao Pedro. Ciao Pedro! No! No, Gio Pedro! E che cacchio ridi, però non è vero. Ah, calcio di rigore, mi sa. Qua non c'è la... Tempi supplementari o calci di rigore qua esistono? Vediamo. Ok, tempi supplementari, perché sennò devo tirare con Show Pedro. Primo tempo supplementare che è cominciato. Ci provo. Vedremo chi ne avrà di più per portare a casa la vittoria. Dai raga, non è giusto. Dovrebbe essere fair play, cioè, raga. Pussetto. Riconquista palla intercettando la traiettoria del perfetto passaggio. Sarà più difficile di quello che penso. È riuscito a superare il proprio marcatore. Non si Igna, può. Igna, andiamo, City. Grande Igna. Pesante. Hashtag la risolve Igna. Meno male. Sei. Possiamo apprezzare meglio qui l'azione del gol. Ah, ma c'è un altro cambio. No, Brewster non lo metto. Proprio marcatore, sì. Ripartenza micidiale. L'attaccante si è presentato solo davanti al portiere. Esatto. E non ha sbagliato. Ha sfruttato alla perfezione la chance che gli è capitata. Bravo. Si ricomincia con l'Arsenal in svantaggio. Vedremo la reazione dei Gunners. Mustaf. Perché se non mi ricordo, penso che la vinciamo. Mi ha chiesto di mettere Brewster per Pussetto qua al gioco. Hector Bellerin. Mi svegli nella ficcia, un grande problema. Laimer. Efficace fin qui i passaggi. Aubameyang. Fuori gioco. Attenzione perché è solo. È scattato troppo presto. Metro, e dunque offside. Peccato perché poteva andare in porta. Pussetto. La Igna si gira per la tripla. Abbiamo scoperto noi Pussetto. Qui, da apprezzare il gesto tecnico, conclusione sì, potente, detto, solo perché mi sa che c'è un tiro migliore in caso andassimo a rigore. Mia stava per segnare una rete fantastica. Ciao Pedro, c'ha la 10 comunque, che è uscita non e non guardiamo che abbiamo portato noi Pussetto alla Ternana per la prima volta in FIFA 18. L'abbiamo comprato per 2 milioni dall'Huracan. Un minuto indicato dal tabellone. Anzi, no, del quarto aveva la rescissoria Pussetto. Va bene il pallone qui là. Cavacca, ho sbagliato. No. C'è il pareggio dell'Arsenal. Dai raga, non è possibile che posso supplementare che va in archivio ancora in parità. Partita 13, guarda 13 tiri a 3, loro 3 tiri 3 gol. 3 tiri 3 gol. Forte il portiere. Capisco. Infatti dobbiamo giocare la Premier, tutto il bene che gli voglio, però dobbiamo giocare la Premier League. Ai cambi disponibili, mi sa che qua su FIFA il limite è 4 in caso vai supplementari, però di quindi no. Ho messo Dawson perché ha un tiro migliore, quindi in caso andassimo ai rigori. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Tanto non ci andiamo ai rigori perché segna Igna prima. Oppure ci segnano prima. Nuno Tavares. Mazza quanto è lento. Bravo. Ciao Pedro, tira! Niente, non è proprio ritornato, ragazzi. Potrò andare un po' più avanti. Non ci sarebbe mai arrivato. Colpa mia. Giocato male in difesa. Per la prima volta dopo un anno ho l'ansia di perdere. Io di solito a FIFA vinco sempre qua con Watford. Ho l'ansia di perdere. Ho giocato malissimo in difesa. Sì. Laimer. Prova col lancio lungo. Nonna, stiamo registrando. Bravo, mettersi sulla traiettoria del passaggio. Io non ce l'ho. Ma ne ha fatto lui a me. Dai, pochi minuti ancora per le speranze. Fai per due spalle di rompere la parità. Fallo. Fallo netto, vediamo se c'è il cartellino. Ah, Hughes è mancino. La tocca a raso terra. Fa colpire da lì. No, ho sbagliato. Fondamentale il difensore. Mi sa che si fa i rigori. Andiamo a bordo campo, la partita partita. Quanto c'è da giocare ancora, Matteo? 2 minuti ancora da giocare in questo secondo Manco tempo supplementare. Manco tu mi alzi, salta questo poco. Bene, Matteo, per ora può bastare. Ok, poi mi sa che mi faccio spellere. Richiamaci se ci saranno novità. Grande intervento del difensore in area. Okay. Magnifica lettura difensiva. Oh. Ecco Sar. Devono sfruttare questa occasione se vogliono trovare il gol. È finita.
segni anche te, magari calci di rigore. Partita nettamente sottovalutata. Allora, vediamo, rigore. Pussetto è il migliore a battere. Allora, sì, vai. Primo rigore importantissimo. Fategna, mio Dio, ragazzi. Qua. No! Va, è scivolato. Calcio di rigore. Mamma mia, di qua. Che errore questo. Grande Kaminski, dai Kaminski. Salva la propria porta. Eccezionale qui l'estremo difensore. Non va. Grande intervento del portiere. Fantastico. Due batte di qua, batte di qua. Palo! Sbaglia il calcio di rigore. Madonna, ragazzi. Troppo, di qua per forza. Tiro. Rigore sì, calciato sì, in maniera sì. Davvero impeccabile. Ux, bravo. Vedremo come sceglierà di calciarlo. Luce, luce. Sì, fuori, sì. Incredibile errore dal dischetto. Terribile, per me. Non so, ragazzi. Qua. Andiamo. Non sbaglia. Dai Kaminski, fai l'eroe. Hai preso tre gol. È qua. Rete, perfetto il rigore. Soluzione rischiosa questa, ma molto efficace. Con questo calcio di rigore può regalare la vittoria alla sua squadra. La decide Dosu. La decide Dosu. Leno gli dice di no. Si presenta. Non è possibile. Di qua. Un TT. E non sbaglia. Pareggio. Un pranzo. Ragazzi, che ansia, non ho proprio. Parata, grande reattività. Ti prego, Kaminski. Dove batte? Di qua. Se segna, è fatta. Sbaglio, Kaminski. Ma che rischio. Ha rischiato troppo, gli è andata male. Ti prego, sì. Perfetto, sì. Dischetto. È pronto a partire. Kaminski. Dove batte? Non ne ho idea. Kaminski. Si vince la coppa. Ed esultano giusto. Mio grande Kaminski. Ho bisogno di un cuore nuovo. Con grande fatica. Grandissimo Kaminski. Superlativo. E la salva Kaminski. Neanche Iannarilli parla così bene. Neanche Iannarilli con l'Avellino. Bisogno di un cuore nuovo. Te lo do io. Muori tu, bro. Ok. Yeah. Non fa di qua il cuore, no? Okay. Sì, lascia lì. Okay. Mamma mia. Che fatica. I due migliori hanno sbagliato. È il momento della festa, è il momento del podio, ovviamente, ridotto il protocollo. Che chiulo. Per ricevere il trofeo. Ma hai tirato così male il rigore in vita mia. Con i fuochi d'artificio, con portiere, una guarda. La fierezza del capitano e dei suoi compagni di squadra, per questo è un momento bello, importante. No, vado! Ma era Kaminski, alza Ux, vabbè. Sono sì, perché non è cambiato il capitano. Era no, era posto, però sì. Ma automaticamente non va. Lei sono stato anche fortunato per questo e mi ricordo tutti con grande gioia, con grande orgoglio. Se vogliamo, l'orgoglio che deve caratterizzare anche questo momento per questi grandi giocatori. E sicuramente si legge ai loro occhi e ovviamente in tutto il cerimoniale. Alza l'alto. E il Watford vince anche l'FK. Giocatori che mostrano adesso ai propri tifosi il trofeo appena conquistato. È una grande emozione anche per chi è rimasto. Kaminski ci ha salvato, ai rigori ci ha salvato Kaminski. Ma soprattutto direi neanche Iannarilli dei rigori con la Rai. I tifosi Pier sono l'essenza del calcio. Spesso servono. Guarda Luigna come è orgoglioso. Oltre i limiti, il classico dodicesimo uomo in campo. Davvero splendide immagini che raccontano il legame che non ha segnato neanche un gol e questi giocatori. Ma era proprio la squadra per lui. Ha giocato pochissimo comunque. Giocava sempre, quasi tutte le partite, giocava 10 minuti, ma non era proprio squadra per lui. È il momento della classica foto di gruppo con tutta la squadra e soprattutto con la coppa. È il momento di sorridere. Questa finale è fatto benissimo, macchine fotografiche lì davanti. È fatto benissimo proprio. Ma che non ha fatto male, no? Via. Va bene, giovani, dai. Mamma mia, i rigori. Grande prestazione. Vuoi fare intervista? Puoi fare intervista? No, veramente, intervista non c'è più. 11 team in porta. Riavvia partito. Sì, certo. Per perdere ancora. Amici, adesso andiamo a terminare la stagione. Naturalmente ci vediamo nella prossima stagione con il Watford. Poi in FIFA 22, non lo so. Adesso decideremo che squadra prendere. Chissà, se Pussetto non si può prendere, bisogna rifare l'Udinese.
per forza, perché noi giochiamo solo con lui. Arrivo. OK, grazie di essere stati con noi. Addio. Arrivederci alla prossima stagione. Addio per me, perché ho bisogno di un cuore nuovo. Giovanni Asiani. Col trapianto. Addio.